Un saluto a tutti, cari amici di Verde Mania. Oggi parliamo di Stella di Natale. L'Euphorbia pulcherrima, appartenente alla famiglia delle Euphorbiacee, la stella di Natale in realtà ha un nome ben diverso. No. Conosciuta con il nome un po' improprio. Conosciuto. Conosciuta. Piccola curiosità, il nome Poinsettia, che è sicuramente la regina del Natale in virtù appunto della colorazione delle sue brattee, questa colorazione molto molto forte che l'hanno resa popolare. No, trattandosi di una pianta tropicale, l'Euphorbia pulcherrima predilige. Trattandosi di una pianta. Trattandosi di una pianta tropicale, la stella di Natale richiede un. Allora, non richiede niente. Per quanto riguarda la coltivazione, la stella di Natale è una pianta che potremmo definire dalla media difficoltà. È una pianta infatti che proviene dalle zone tropicali, proprio per questo motivo la temperatura non deve mai scendere al di sotto dei 14 gradi. In ogni caso, predilige un'esposizione in un ambiente molto molto luminoso, lontano dalle correnti d'aria. Novità, spero che il video sia stato utile. Bisogna in ogni caso avere sempre la cortesia. Profilo destro, profilo sinistro, profilo centro, perché domani è un altro giorno e si vedrà. Prima del periodo della fioritura deve essere tenuta almeno per 8 settimane. Fantastica, fantastica, niente. È finito. Concimazione. Dunque, durante l'inverno di 15 giorni. Per quanto concerne la concimazione dell'euforbia, è necessario. Altra accortezza che bisogna sempre tenere presente è che nel momento, al momento delle. Un'altra accortezza che bisogna sempre tenere presente è che al momento del. Un'altra delle accortezze. Bene, cari amici di Verde Mania, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e mi raccomando, continuate a seguirmi qui sul web perché in arrivo sono. In arrivo sono. Sono. In arrivo sono. Bene, cari amici di Verde Mania, per oggi è tutto. Per oggi no, per oggi è tutto. Bene, cari amici di Verde Mania, per oggi è tutto. Vi aspetto al prossimo video, vi raccomando, seguitemi e non perdete le prossime succulente novità. Succulente. Pollo arrosto. Ove parla buio. Chiama Sansevieria e non Sansevierina, come è stato stabilito in origine. Non era stato stabilito niente in origine. Tu sei stesso. In ogni caso è al commercio oggi, in ogni caso. Ho detto una serie di stronzate, stronzate una dietro l'altra. Questo video lo cancelliamo. Basta. Bene, cari amici di Verde Mania, per oggi è tutto, spero che questo video sia stato utile per voi, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video e in arrivo presto tante interessanti novità, a presto! Ah! Era perfetto, no?